parla e naturalmente mi rifaccio all'impianto politico complessivo del Presidente Emiliano, che credo abbia dato contezza di quanto stiamo facendo. E rispetto a ciò che ha detto il Sindaco Landella, io vorrei partire da un assunto di fondo. Naturalmente io mi soffermerò su ciò che abbiamo fatto noi come governo regionale emiliano, cioè che cosa abbiamo ereditato e su che cosa abbiamo lavorato in questi 2 anni, ma davvero mi sento di smentire un aspetto, Franco, che per la Regione Puglia il dossier aeroporto Gino Lisa per il governo guidato da Michele non è mai stato un dossier marginale. Lo ha detto prima il Presidente, lo ribadisco io, su questa battaglia abbiamo tutti lo stesso obiettivo. L'obiettivo è quello di rafforzare l'aeroporto Gino Lisa, di prolungare la pista di volo e di consentire che quell'aeroporto passi da una condizione di blocco in cui versa da diversi anni a questa parte ad una condizione di attività. E su questo noi stiamo lavorando da agosto 2015, cioè da quando ci siamo insediati. Che cosa abbiamo ereditato quando siamo andati al governo della Regione Puglia? Io vorrei che su questo noi fossimo abbastanza concreti. Noi abbiamo ereditato una procedura. La procedura è la seguente: il governo regionale precedente, sulla base delle norme del diritto europeo, ha proceduto a fare una notifica alla Commissione europea, alla DG Concorrenza, per chiedere l'autorizzazione a poter utilizzare i 14 milioni di euro, che ribadisco, i 14 milioni di euro per il prolungamento della pista Gino Lisa di Foggia sono disponibili sul bilancio della Regione Puglia al capitolo 1147.022. Quindi stiamo parlando di soldi che noi abbiamo in cassa nel nostro bilancio. Sono destinati a questa opera. Avevo avviato una notifica che viene a seguito di un accordo di programma quadro rafforzato tra la Regione, il MISE sulla base della delibera CIPE, e un progetto che parte già con un parere negativo del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria. Questo è quello che noi abbiamo ereditato. Quando ci siamo insediati, questo progetto aveva già un parere negativo di questo organismo. Parere obbligatorio ma non vincolante, sì, parere obbligatorio ma non vincolante, ma comunque sia il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ha detto che quel progetto non aveva la sostenibilità economico-finanziaria. Noi oggi, faccio subito un salto, sì, è un organismo indipendente, noi oggi con il Presidente Emiliano, con il Vicepresidente Luziano, con Leo, stiamo presentando e presenteremo al nuovo nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici il nuovo progetto di cui ha parlato il Presidente prima, perché siamo convinti invece che questo progetto abbia una sostenibilità economico-finanziaria. Quindi vogliamo invertire un'impostazione passando da un parere negativo ad un parere positivo. Abbiamo ereditato questa situazione è andata avanti, abbiamo fatto degli incontri in teleconferenza con la DG Concorrenza e lo abbiamo fatto con un'impostazione di fondo, su questo chiedo
al sindaco, al presidente della Camera di Commercio, di smentirmi se sto dicendo qualcosa di sbagliato. Noi lo abbiamo fatto sempre nell'ottica della partecipazione, così come ragioniamo. Tutte le riunioni che abbiamo fatto, a tutte le riunioni era presente il Comune di Foggia con il sindaco, era presente la Camera di Commercio, erano presenti le istituzioni che rappresentano questo territorio. Quest'ultima qua. Quella è una conferenza stampa, è un'altra cosa. Non è una riunione, quella è un'altra roba. La conferenza stampa rispetto alle riunioni ufficiali che abbiamo tenuto al quarto piano di azienda. E lo abbiamo sempre fatto con te, Franco, con il Presidente della Camera di Commercio e con tutti gli altri. Quindi a carte scoperte abbiamo giocato. E nel momento in cui ci siamo insediati, dopo 4 mesi, a seguito di un incontro ufficiale tra la Regione Puglia, rappresentata dagli assessori regionali, insieme al sindaco, al Presidente della Camera di Commercio, e la Giannini, che io ringrazio anche per il lavoro che ha fatto, noi rispetto a quella riunione in cui i rappresentanti della DG Concorrenza erano stati estremamente duri dicendo che loro dovevano chiudere quella procedura e che le motivazioni addotte prima che noi ci insediassimo non erano convincenti, noi abbiamo assunto una posizione politica che è stata quella di ritirare quella notifica. Perché l'abbiamo ritirata? Perché altrimenti ce l'avrebbero bocciata. Ragion per cui se tu parli di ciò che è avvenuto prima, a me non interessa, perché io non c'ero. Noi lo abbiamo fatto per evitare una bocciatura, è chiaro il concetto? E eravamo insieme su questo punto. Quindi l'abbiamo ritirato assieme e abbiamo assieme indicato un nucleo di esperti che elaborasse una nuova prenotifica da inviare alla Commissione Europea, perché era ancora in vigore il vecchio regolamento, il vecchio CIPER, che prevedeva la necessità di chiedere una preventiva autorizzazione. Gruppo di esperti e di consulenti che non è stato indicato dalla Regione Puglia. Questo perché si voleva evitare su esplicito suggerimento del collega Giannini. Il gruppo di esperti che ha elaborato il documento che poi abbiamo inviato sotto forma di prenotifica è stato indicato dal territorio a partire dal Comune di Foggia. Ok? Quindi chi ha scritto le carte sul seguito, con la fiducia naturalmente della Regione, è stato indicato da qui, dal territorio della provincia di Foggia. Anche su sollecitazione, però diciamo, visto che abbiamo fatto la perizia tecnica. No, sicuro non ti ha indicato la perizia. Prego, consentiamo di intervenire. Io non ti sto facendo una cosa, io sto parlando alla città e al consiglio comunale della mia città, dicendo che quel nucleo di esperti è stato indicato dal territorio della provincia di Foggia, dal Comune di Foggia, dagli altri, e dagli, anche dal Comune di Foggia. Dopodiché abbiamo presentato questo documento elaborato dal nucleo di esperti. Abbiamo elaborato un documento complessivo. Per fortuna vi è stata una modifica degli orientamenti dell'Unione Europea in ordine agli aiuti di Stato, e quindi per quanto riguarda gli aeroporti il nuovo GIPER prevede che gli Stati membri possono effettuare gli investimenti pubblici negli aeroporti regionali che gestiscono fino a 3 milioni di passeggeri all'anno
senza una notifica, ma è necessaria una comunicazione. Quindi questo regolamento è entrato in vigore i primi giorni di giugno sulla base dell'intensità dell'aiuto. Tutti assieme, l'ultima riunione, presente il sindaco Landella insieme agli altri rappresentanti del territorio, è stata tenuta al quarto piano di via Gentile, c'ero io, c'era il sindaco Landella, c'erano tutti, 30 maggio 2017, sulla scorta di un lavoro fatto da questo nucleo di esperti. Noi volevamo provare questa impostazione su cui abbiamo convinto anche il presidente Emiliano, successivamente, che aveva qualche perplessità. Noi abbiamo, sulla base di queste documentazioni che ci provenivano da un gruppo di esperti, che potessimo utilizzare il 95% di risorse pubbliche a fronte del fatto che l'aeroporto Ginolisa di Foggia, siccome serve un territorio più largo del capoluogo, che è composto anche da zone periferiche, penso ai Monti Dani che sono classificati come area interna dal legislatore nazionale, penso a Gargano, penso alle isole Tremiti, sulla base di un supporto che ci proveniva dai tecnici, che a me convinceva, così come convinceva il sindaco Landella, così come convinceva gli altri rappresentanti presenti a quel tavolo, noi siamo andati verso quella direzione, cioè la direzione di provare ad interloquire con la Commissione europea per fare in modo che l'intervento potesse essere finanziato con risorse pubbliche al 95%. Questa è la verità. Nel momento in cui abbiamo avviato questa comunicazione, nel momento in cui siamo partiti su questo versante, anche con determinate interruzioni, è chiaro che ci siamo bloccati nel momento in cui questa interlocuzione con le istituzioni europee è stata cristallizzata da una legittima interrogazione parlamentare, la quale ha chiesto esplicitamente se noi potessimo o no percorrere quella strada, e quell'interrogazione parlamentare legittimamente ha avuto una risposta che ha detto: signori miei, la tesi che voi sostenete, che voi tutti sostenete sulla base di studi fatti da esperti nominati dal territorio, siccome ho sentito qualche paladina che dice la sciatteria della regione Puglia, noi abbiamo intrapreso quella strada perché avevamo delle carte a supporto e perché tutto il tavolo era d'accordo, non perché ci fossimo innamorati di questa cosa, non lo dico perché so che è così. Di fronte al muro del commissario europeo le dice: voi non rientrate nelle aree remote. Ragione per cui l'incremento del 20% al 75% previsto voi non potete utilizzare. Mentre noi si ragionava di tutto questo, tenendo basso il livello, come ha detto Antonio Nunziante, che si è insediato nel periodo più caldo, tenendo bassa la perché l'obiettivo nostro non è a chi deve uscire sui giornali per dire io amo l'aeroporto Ginolisa di Foggia, noi abbiamo un altro ruolo, il nostro ruolo è quello di provare a portare a casa dei risultati concreti, che noi possiamo dire che amiamo l'aeroporto Ginolisa di Foggia tutti i giorni della nostra vita, ma se prima la DG concorrenza non ci dava l'ok, i lavori non potevano partire, perché sulla questione del bando di gara, apro e chiudo una parentesi, la questione sta in questi termini: l'aeroporto di Puglia ha
bandito la gara di appalto anche per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera, quindi un appalto integrato, appalto che è stato sospeso per un obbligo specifico che si chiama stand still, cioè in pendenza di una notifica per aiuto di Stato, lo Stato membro è obbligato a bloccare i lavori, non può avviare le opere oggetto di notifica pena l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria ai danni dello stesso Stato membro, nel caso di specie ai danni della Regione Puglia. Dopodiché c'è stata l'individuazione del primo aggiudicatario, non ha superato l'istruttoria per la verifica dell'anomalia dell'offerta, a luglio 2014 l'aggiudicazione provvisoria alla seconda classificata, a causa del fallimento della seconda classificata a luglio 2016 si è passati alla terza classificata e non si è ancora proceduto all'aggiudicazione definitiva sulla base di questa impostazione. Si potrà fare una roba del genere nel momento in cui verrà ritirata anche la prenotifica e nel momento in cui gli uffici ci diranno che quel bando di gara fatto prima che noi andassimo al governo della Puglia, bando di gara che tra le altre cose prevede anche una clausola di salvaguardia in ordine al fatto che è riferita all'obbligo di cofinanziamento dell'opera da parte di operatori economici privati per una quota pari da almeno il 25%, cosa inserita prima che noi stessimo lì, noi su questo punto vogliamo accelerare al massimo la procedura. Non so se sarà necessario una riprogrammazione presso il tavolo dei sottoscrittori dell'accordo. Noi riteniamo che quei lavori debbano procedere velocemente, ma qualora ci dovessero essere degli ostacoli burocratici, dei ricorsi, qualcosa di questo tipo, come si fa a dare una tempistica certa se nel nostro paese un ricorso è in grado di bloccare opere strategiche? Allora, a che cosa siamo arrivati? Siamo arrivati alla delibera di cui parliamo prima. Siamo arrivati ad una delibera concordata, condivisa anche con la rappresentanza italiana a Bruxelles, che si regge su due pilastri fondamentali. Noi riteniamo che l'aeroporto Ginovisa di Foggia, che quel servizio sia un servizio di interesse economico generale, che si regge su due pilastri di fondo. Il primo, garantire la mobilità dei cittadini di questa provincia, e accanto a questo, anche prevedere il finanziamento di un centro strategico e polo logistico della protezione civile regionale, che è un altro intervento di interesse generale, economico generale. Questo è il dato: fare in modo che quell'aeroporto abbia una compatibilità complessiva anche dopo l'allungamento della pista. Allora, noi stiamo lavorando in quest'ottica. Questo è il quadro tecnico-politico all'interno del quale noi stiamo lavorando. E lo stiamo facendo, come diceva il Presidente Emiliano prima, con la voglia di fare in modo che si porti qui un risultato che fino ad oggi non è ancora arrivato. E non certo per volontà politica, perché la volontà politica di questo governo è nettissima. Noi vogliamo attivare l'aeroporto Ginovisa di Foggia e vogliamo allungare la pista di volo, che consente anche a aerei che possono trasportare 100-150 persone di poter atterrare qui a Foggia. Questo è il dato di fondo e lo facciamo e arriviamo a questo risultato se, come è stato detto prima, lavoriamo in sinergia
se dobbiamo fare la gara a chi sugli organi di informazione deve dire o screditare gli altri, io credo che non sia una pratica giusta. Noi ci stiamo impegnando per portare un risultato concreto. Se altri hanno soluzioni compatibili, però non soluzioni incompatibili con le norme, le approfondiamo, le vediamo, ma abbiamo lavorato in questi due anni partecipando con i rappresentanti del territorio, e così vogliamo fare anche confrontandoci con le parti sociali, con i sindacati, con il mondo delle imprese, ma lo abbiamo fatto con questa finalità. Grazie.